Buongiorno, prima di tutto mi presento, sono Maristella Agosti, sono socio effettivo dell'Accademia Galileiana in Padova. Una mia memoria dedicata ai motori di ricerca web era prevista nell'adunanza del mese di marzo 2020, proprio nel periodo più critico dell'emergenza causata dal Covid-19. Ovviamente le adunanze sono state sospese per salvaguardare la salute di tutti. Allora si è pensato di presentare la memoria con questo video, che adesso mi sono accinta a preparare. Per presentare la memoria mi avvalgo anche di alcune immagini che adesso condivido con voi attraverso questo strumento tecnologico che ci è stato messo a disposizione dall'Università di Padova e come potete vedere la memoria è dedicata alla storia dell'arte e della scienza dei motori di ricerca in Italia. Allora, il fuoco centrale, punto centrale di interesse della memoria, è quello dei motori di ricerca. Che cos'è un motore di ricerca? Prima di tutto, allora, un motore di ricerca è un'applicazione web, quindi è un insieme di programmi scritti in un qualche linguaggio di programmazione, idoneo per risolvere i problemi specifici di questo tipo di applicazione che permette quindi l'applicazione di recuperare dei documenti disponibili nel web e che sono pertinenti ad una nostra richiesta di informazioni. Di solito la nostra richiesta di informazioni viene formulata con una frase di ricerca, cioè nella pagina web c'è un posto, una linea, all'interno della quale noi possiamo inserire la nostra frase di ricerca, normalmente detta query dalla parola inglese che indica esattamente la stessa cosa. Allora, prima di tutto dobbiamo vedere che cosa intendiamo con web, perché un motore di ricerca è un'applicazione web. Allora, che cos'è il web? Lo sappiamo tutti. Web è una grande applicazione stessa che ci permette di pubblicare per chiunque sia interessato a leggere dei documenti all'interno poi di calcolatori che sono distribuiti praticamente in tutto il mondo, come si fa vedere in questa immagine che ho ripreso dal web, il copyright è citato in calce all'immagine. In tutti i paesi del mondo esistono questi calcolatori sono interconnessi da una rete di trasmissione dati che viene chiamata normalmente internet, perché interconnetta a livello mondiale i calcolatori, permette ai calcolatori di scambiarsi le informazioni contenute nei documenti che sono alloggiate all'interno dei calcolatori. Web è un grande ipertesto di documenti, perché i documenti sono costruiti secondo una logica ipertestuale di collegamenti e quindi come i calcolatori sono collegati all'interno della rete internet, anche i documenti che vengono memorizzati all'interno di questi calcolatori che risiedono all'interno della rete internet o server che risiedono all'interno della rete internet, e anche i documenti sono interconnessi fra di loro, quindi si può andare a consultare un documento da un posto all'altro. Spesso il web viene chiamato anche internet, ma internet è solo la rete di trasmissione dati che è abilitante alla realizzazione dell'applicazione web, che è quella che ci permette di memorizzare, di mantenere i documenti all'interno dei calcolatori e documenti appunto interconnessi fra di loro, come in un grandissimo ipertesto mondiale. Però, come facciamo ad accedere a questi documenti? Allora, per accedere a questi documenti, tenendo presente che il web è un punto unico di accesso oggi a miliardi di documenti, molti miliardi di documenti, chiamati spesso anche pagine web, serve avere qualche indirizzo, serve avere qualche indicazione per poter raggiungere uno specifico documento. Allora, di solito si dispone proprio di un indirizzo che viene chiamato un indirizzo web, talvolta anche questo chiamato indirizzo internet, ma effettivamente un indirizzo web. Ad esempio, per fare un esempio, se noi volessimo collegarci al sito web, alle pagine web dell'Accademia Galileiana, sarebbe sufficiente utilizzare l'indirizzo indicato qui e si otterrebbero queste schermate, ad esempio,
che fanno parte della pagina di accesso all'insieme di pagine web, quindi informazioni che l'Accademia Galileiana ha reso disponibile in linea. Però, se non conosciamo l'indirizzo, che cosa facciamo normalmente? Noi normalmente ormai oggi sappiamo che utilizziamo degli strumenti, software, che anticipato si chiamano, motori di ricerca web. Questa grande applicazione software che è stata resa, ideata e resa disponibile ormai da tanti anni e normalmente la maggior parte di noi probabilmente usa Google perché è un motore di ricerca di tipo generalista molto diffuso. Perché generalista? Perché è un motore di ricerca, quindi un insieme di programmi che è stato costruito per raccogliere pagine web che parlano dei diversi argomenti che vengono trattati nelle pagine web. Altri motori di ricerca generalisti sono Bing della Microsoft, ad esempio, o specializzati nelle pagine web scritte in lingua cinese in particolare, Baidu, o in lingua russa, in particolare Yandex, ma ce ne sono tanti altri. È che normalmente quando si comincia a conoscere un motore di ricerca, comincia a conoscere il modo in cui questo motore di ricerca risponde alle nostre interrogazioni, quindi spesso si rimane affezionati a questo strumento e si continua a utilizzare questo strumento. Questi strumenti sono disponibili dalla metà degli anni 90. Sono degli strumenti di reperimento delle informazioni. Per noi informatici sono un caso particolare del sistemi di reperimento dell'informazione o in inglese Information Retrieval Systems. Negli anni 90 chi utilizzava già i motori di ricerca ormai più di 20 anni fa probabilmente si ricorda di Lycos, Altavista, Yahoo, che abbiamo avuto fino a pochi anni fa. Ora non più utilizzati praticamente. Allora vediamo un attimo cosa fanno per noi. Noi inseriamo una frase di ricerca, ipotizziamo ad esempio di non conoscere allora l'indirizzo web o URL dell'Accademia Galileiana e desideriamo recuperare le informazioni relative all'Accademia Galileiana. Che cosa facciamo? Formuliamo una frase di ricerca che potrebbe essere anche solo Accademia Galileiana. Io l'ho provata ad utilizzare proprio ieri e Google a questa frase di ricerca o query ha risposto con 61.300 risultati e mi ha risposto in pochissimo tempo, 0,4 secondi. Allora, 61.300 risultati non li leggeremo praticamente mai nella nostra vita, però come mai così tanti? Perché così tanti? Perché trova evidentemente in così tanti documenti sparsi in server all'interno del web i due termini Accademia Galileiana. Perché molti soci magari hanno pubblicato, qualcuno ha citato all'estero questa importante istituzione. Però poi Google ci rimette in una sorta di ordine e ci presenta prima di tutto, e lo vediamo da questa schermata che ho fatto della risposta che Google mi ha appunto fornito ieri, fornisce anche un'indicazione grafica, ci fa vedere una fotografia, ad esempio, della home page, e poi ce li mette in ordine, cioè ci fornisce nella prima pagina quelli che ritiene più rilevanti alla nostra interrogazione, più importanti, poi man mano sempre meno importanti. Quindi normalmente si consulta la prima, la seconda, la terza pagina, solo se si sta facendo un lavoro molto approfondito di ricerca, si vanno a consultare ulteriori pagine. Solo per esempio e per confronto, ho fatto la stessa domanda anche nel motore di ricerca Bing, nello stesso momento, cioè poco dopo. E ho ottenuto in risposta meno documenti, ma sempre 38.000. Bing non ci dice in quanto tempo. Allora, le due cose importanti che desideravo sottolineare con questo esempio sono il numero dei documenti che noi riusciamo a recuperare, quindi tantissimi documenti, molti di più di quelli che noi riusciremo mai a leggere probabilmente, e il poco tempo. Come fa un motore di ricerca a risponderci così in fretta e in così poco tempo? Evidentemente deve essere fatto un lavoro preparatorio in maniera tale che nel momento in cui noi andiamo, ci affacciamo al motore di ricerca, il motore di ricerca è pronto a risponderci. È stato fatto un lavoro importante e preparatorio. Qual è questo lavoro importante e preparatorio?
Allora, prima di tutto sottolineiamo allora qual è lo scopo del motore di ricerca. Lo scopo del motore di ricerca è, se noi abbiamo, come in questo disegno, un utente che ha un punto di domanda, cioè un'esigenza informativa e la desidera soddisfare, tradizionalmente che cosa faceva? Si rivolgeva a una biblioteca e trovava magari delle schede cartacee già ordinate da dei professionisti, i bibliotecari, che le preparavano per indirizzarlo all'interno della collezione, quindi erano già indicizzati tutti i documenti ed erano preparati, era stato già preparato un indice degli archivi in maniera similare, in altri a quello che viene fatto concettualmente all'interno della biblioteca, anche se con strumenti metodologici diversi. Quindi sia nella biblioteca, sia in archivio, sia in, ad esempio, collezione di pezzi musicali, una discoteca, c'è sempre una collezione dei documenti. Allora, anche il motore di ricerca dovrà costruire questa collezione di documenti, perché abbiamo detto che i documenti web sono sparsi su server all'interno di tutto il mondo, effettivamente di tutto il mondo abitato. Come fa, quando noi domandiamo qualcosa, a risponderci così velocemente? E come nelle biblioteche, alla nostra interrogazione, che magari veniva svolta utilizzando, consultando le schede, eccetera, lì dobbiamo formulare l'interrogazione e ci verranno dati alcuni documenti, no? Quelli che il motore di ricerca ritiene essere pertinenti alla nostra esigenza informativa. Quindi, come in una biblioteca, la collezione di documenti era già stata preparata e la collezione era già stata preparata in modo tale da essere consultata velocemente dall'utente, quindi l'utente non doveva andare da scaffale a scaffale e con questa analogia da server a server nel mondo per consultarlo. Qualcun altro dovrà fare questo lavoro, cioè qualche altro strumento software dovrà fare questo lavoro. Ma prima vediamo come fa a rispondere velocemente. Come fa? Allora, intanto la collezione dei documenti che usa un motore di ricerca è costituita da pagine web e da tutti i documenti che sono disponibili nel web. Quindi anche pezzi musicali, immagini, filmati, eccetera. Allora, il lavoro che è stato fatto e che è stato inventato negli anni per far sì che la collezione dei documenti, in particolare testuali tradizionalmente, adesso anche multimediali, fosse rappresentata, potesse essere rappresentata, ci si è dedicati a dei metodi e si sono inventati degli strumenti metodologici in grado di fare l'analisi e la rappresentazione automatica del testo. Sono stati proposti tantissimi metodi diversi. Quello che ha reso maggiormente fattibile in tempi brevi le attività che il motore di ricerca deve fare per noi è quello che si chiama approccio statistico. Ed è automatico. Perché? Perché deve essere fatto automaticamente, perché visto le dimensioni, le quantità dei documenti, non è possibile farlo manualmente. Però si deve simulare praticamente quello che manualmente anche facevano i bibliotecari, gli archivisti per noi. E questi metodi si sono dovuti inventare da zero, non esistevano, però come sempre in tutti i settori scientifici noi sappiamo che possiamo basare il nostro lavoro sul lavoro che qualche altro studioso ha fatto prima di noi. E in particolare, sottolineo in questa occasione solo il lavoro di alcuni studiosi. Uno studioso è Ziff, che è molto noto, anche perché in base agli studi che lui ha fatto dell'analisi e degli studi delle lingue naturali, molti altri anche strumenti software sono stati sviluppati, ad esempio lo strumento per comprimere i file e poterci memorizzare dei file più, di minor dimensioni. Ed è ad esempio la parola italiana non molto bella, zippare, no? Zip, dal suo nome, proprio il formato che oggi ci permette di comprimere i file. Ma torniamo al motore di ricerca. Allora, la legge di Zipf, Zipf purtroppo è morto nel 1950,
quando i calcolatori cominciavano ad apparire, quindi si sono dovuti riscoprire i suoi risultati, si è dovuto pensare ad utilizzarli anche nell'informatica, perché Zipf non ha conosciuto l'informatica moderna, purtroppo. Lui ha fatto degli studi, quindi anche a livello manuale, degli studi molto onerosi anche, che ci hanno permesso di vedere come le parole che noi usiamo assumono delle distribuzioni statistiche molto particolari, cioè le parole comuni, diciamo comuni, sono molto frequenti, ma ci danno poco significato. Poi ci sono parole molto specifiche, parole rare, quindi le troviamo così raramente che spesso non le utilizziamo più. Allora, le parole significative fanno parte di quel centro. In questa grafico, in questa iperbola, nella parte centrale, sono quelle che noi dobbiamo cercare di estrarre automaticamente dai documenti scritti in maniera digitale, in maniera da rappresentare il contenuto informativo dei documenti testuali, in modo tale che poi questa rappresentazione possa essere usata automaticamente e velocemente dai motori di ricerca. Questo lavoro è stato un lavoro di base, quindi si capisce che allora siamo di fronte a una disciplina multidisciplinare, perché si occupa di tematiche tipiche dell'analisi della lingua, quindi della linguistica, ma anche dell'economia dell'uso delle parole all'interno della lingua, quindi i lavori di Zipf, e in particolare alla fine degli anni 50 già uno studioso che lavorava all'IBM negli Stati Uniti d'America, Luhn, ha cominciato a sviluppare i metodi che si basano sulle intuizioni e gli studi di Zipf, ma che ci permettono di collegare statisticamente anche in maniera automatica queste informazioni alla rappresentazione del contenuto informativo dei documenti. Ma qui vediamo una rappresentazione che viene ripresa dal libro di Van Rijsselbergen, che è uno studioso che riprende i lavori di Luhn, riprende i risultati all'interno di una scuola europea che nasce a Cambridge e che poi, dagli anni 60 in poi, fine degli anni 60, 70 in particolare, ci porta ai motori di ricerca attuali. Ovviamente in questi anni sono stati sviluppati tantissimi metodi ulteriori che accrescono le capacità di questi strumenti, anche perché all'inizio le collezioni di documenti che dovevano essere utilizzate per far rispondere ai motori di ricerca erano costituite da centinaia di documenti, poi migliaia, poi milioni di documenti. Oggi ne abbiamo miliardi, quindi anche gli strumenti metodologici che noi dobbiamo avere devono corrispondere. Devono rispondere all'esigenza di scalare, di avere dei sistemi che scalano di fronte all'aumento della dimensione, della collezione di documenti, da milioni a miliardi, di documenti. Allora, questi sono studiosi in particolare che hanno operato negli Stati Uniti d'America e in Europa, in Gran Bretagna in particolare. Che cosa è successo in Italia? Perché nel titolo della mia memoria c'è anche in Italia. In Italia c'è stata un'attenzione molto precoce a queste problematiche e quando nasce l'Associazione Italiana di Informatica, che potremmo chiamare Computer Science in inglese, cioè nel 1961 e si chiama Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, AICA, esiste ancora adesso, ho riportato qui i documenti storici di copia digitale, ovviamente, dei documenti storici all'interno della quale si scrive, viene depositato l'atto al notaio per fondare l'associazione. Subito dopo, nel 62, immediatamente, l'anno dopo immediato, l'AICA decide di organizzarsi, visto che l'informatica si stava articolando in molte discipline, sottodiscipline. Sottodiscipline, filoni di interesse industriale e di ricerca, decide di organizzarsi in alcuni gruppi di lavoro. E in particolare viene fondato il gruppo di lavoro già col nome inglese, Information Retrieval, che noi rendiamo in italiano reperimento dell'informazione, come già dicevo prima. E i membri fondatori, ad esempio, sono
Padre Busa, che molti di noi conoscono per lo studio che è stato fatto sulle opere di Agostino, e Caglianello, che è un grande studioso matematico, Caracciolo, altre persone, Ridolfi, Zampolli, che probabilmente era Zampolli, l'inventore della linguistica computazionale in Italia. Quindi vediamo che già dalla nascita, anche in Italia, c'è un'attenzione multidisciplinare. Perché? Perché il reperimento dell'informazione non può lavorare in maniera isolata rispetto alle conoscenze delle altre discipline che concorrono alla preparazione dei documenti testuali o multimediali, quindi le lingue naturali, ma anche la statistica, ma anche la matematica, e quindi è un'area disciplinare che richiede una grande cooperazione fra competenze e studiosi diversi. E qui non ho tempo di sviluppare la storia di completa dei motori di ricerca in Italia. Desidero sottolineare solo che all'inizio c'era stato un interesse sia accademico sia industriale, poi di più industriale, perché sono state negli anni 70 rese disponibili dei sistemi di reperimento dell'informazione, diciamo i padri dei motori di ricerca attuali, sia dall'IBM, dalla Siemens e altre case costruttrici. C'era un grande interesse anche all'interno del centro di documentazione della Fiat a Torino. E quindi all'inizio, purtroppo, il mondo, il mondo universitario, il mondo accademico, non aveva più avuto così tanto interesse verso quest'area disciplinare, probabilmente anche per la difficoltà di quest'area disciplinare, ma anche per la necessità di una interazione anche col mondo industriale. Successivamente, qui a Padova è stato fondato anche da me il gruppo di ricerca di reperimento dell'informazione, che venne chiamato Information Management System nel 1987. E da allora abbiamo qui a Padova un gruppo di ricerca attivo nel settore e abbiamo collaborato a livello internazionale nella produzione di risultati scientifici nell'ambito dei motori di ricerca. E adesso in Italia abbiamo gruppi di ricerca attivi a Pisa, a Milano, alla Sapienza, a Bari, e quindi quest'area disciplinare ha avuto il suo inizio di ricerca, diciamo nel 1987, con la nascita dell'allora Dipartimento di Elettronica e Informatica, che adesso è il Dipartimento, ha cambiato nome, di Ingegneria dell'Informazione, però dopo è stato affrontato come argomento da altri gruppi di ricerca e abbiamo una rappresentanza di estremo interesse anche a livello internazionale. Riprendiamo il nostro percorso adesso nei motori di ricerca. Allora, abbiamo detto che grazie al lavoro della rappresentazione dei contenuti informativi, dei documenti, in questo caso web, per i motori di ricerca, si costruiscono come degli indici. Sono simili, come ho già anticipato prima, agli indici che venivano preparati nelle biblioteche e negli archivi, ma anche agli indici analitici di un libro. Diventano indici analitici della collezione dei documenti che il motore di ricerca utilizza per estrarre velocemente le pagine che poi rispondono alla domanda dell'utente. Quindi praticamente in questo disegno, che serve da esempio per una piccolissima collezione di documenti che ha all'interno solo 27 parole, quindi assolutamente inesistenti, oggi le collezioni di documenti hanno centinaia di migliaia di parole che vengono preparate e presentate all'interno dell'indice, ma come voi vedete c'è come una tabella numerica che dice che, ad esempio, la parola pagina è presente nel documento di 1, perché noi troviamo lì un 1, e non è presente nel documento di 2 e di 3. E web, se noi abbiamo la frase di ricerca pagine web è presente sia nel documento di 1 e di 3, quindi noi probabilmente forniremo prima al nostro utente il documento di 1 che presenta sia la presenza della parola pagine che web, e dopo presenteremo il documento di 3. Quindi in questo caso, in una collezione di documenti di 3 documenti, ne presenteremo 2. In altre collezioni, ovviamente, un numero diverso è molto più realistico rispetto ai numeri
che sono presenti oggi nel web. Quindi abbiamo visto come fa il motore di ricerca a risponderci velocemente. Perché? Perché sono stati preparati gli indici e quindi il motore di ricerca non si deve preoccupare se non di utilizzare l'indice, fare i calcoli in questa grandissima matrice concettuale di 0, 1 o anche con dei pesi che dicono che un documento magari è più probabilmente di interesse di un altro, ma non deve fare altro, il motore di ricerca propriamente detto. Il motore di ricerca ha però un compagno, ha un altro strumento che fa parte in maniera generale al motore di ricerca, ma che è un insieme, è costituito da un insieme di programmi diversi. E cosa fanno questi insiemi di programmi diversi? Devono collezionare le pagine web, i documenti, creare. Quindi quello che nella biblioteca viene creata dagli studiosi negli anni, nei secoli, della collezione, dell'individuazione di un libro da inserire nella biblioteca rispetto a un altro e quindi crearla e costruirla man mano, noi anche nell'ambito della tematica dei motori di ricerca abbiamo bisogno di uno strumento software che collezioni le pagine web e quindi la fornisca, la collezione, al motore di ricerca che poi la indicizza e la prepara. È uno strumento software articolato, complesso. Che cosa fa questo strumento software? Praticamente, no, esplora, naviga fra le pagine web usando i collegamenti. Le pagine web sono collegate, tutte le pagine web, abbiamo detto prima, costituiscono un ipertesto mondiale. Bene, andando a consultare le pagine da link a link, da collegamento a collegamento, raccoglie quelle che sono più coerenti con le indicazioni che sono state scritte al suo interno. Allora, questo strumento software lo possiamo chiamare un vagabondo, no? Un wanderer in inglese, che va come un utente intelligente a guardare i documenti e sceglie se raccoglierli, inserirli nella sua biblioteca, nella sua collezione oppure no. Quindi è uno strumento software che ha diversi algoritmi realizzati dai programmi al suo interno che devono andare a vedere se il documento è di interesse alla collezione che desideriamo costruire, se la collezione, come abbiamo detto, essere quella di Google, è generalista, non andrò a discriminare il contenuto tematico, se invece devo costruire una collezione di interesse ad una specifica area della medicina, ad esempio, allora raccoglierò solo quelli che in base ai programmi che abbiamo costruito scelgono di raccogliere quel documento oppure no. Questo vagabondo potrebbe essere simile a uno studioso che passa da pagina a pagina, consulta e raccoglie, si costruisce di volta in volta la sua sottocollezione di interesse. Solo che ormai il numero dei documenti nel web è così grande che uno studioso può, sì, percorrere certi percorsi, se conosce certi indirizzi e certi documenti di sicuro trovarli, ma se desidera una risposta più comprensiva, più esauriente, normalmente fa uso anche del motore di ricerca e quindi utilizza implicitamente il lavoro che questo vagabondo fa al suo posto, sostanzialmente. Questo vagabondo spesso viene chiamato crawler, perché striscia all'interno di queste pagine, o robot, perché lo fa automaticamente, è stato programmato per farlo, in maniera abbreviata anche bot viene chiamato, o spider, perché si comporta come un ragno, anche che va e costruisce, che consulta la sua rete, in questa rete è il web, e seleziona i documenti man mano. Questo disegno, ripreso da un testo di un collega, che è scritto in inglese per quello, fa vedere appunto che a partire, ad esempio, da una pagina web che si chiama W0, utilizzando i link, si può passare su, come sappiamo, ad esempio, alla pagina W1, tornare a W0, andare a W2 e nel blu in un unico server
web, ad esempio, in un'unica dislocazione, ma possiamo anche andare in un sito diverso, un sito ad esempio M, e consultare MZ, e quindi man mano percorrere e raccogliere man mano e costruire la collezione. Quindi la collezione è creata prima che venga indicizzata dal motore di ricerca, propriamente detto, quella parte del motore di ricerca che indicizza i documenti. Quanto tempo impiega questo strumento a costruire la collezione dei documenti? Tantissimo tempo, anche settimane, perché essendo miliardi di documenti, questo strumento, spesso poi non è un unico strumento, si duplicano questi strumenti e se ne fa operare uno, ad esempio in Italia, uno in Germania, uno in Francia, e poi si assemblano e si riunificano tutti questi documenti, magari si tolgono i duplicati, si tolgono i documenti che magari trattano poi argomenti non perfettamente leciti, oppure assolutamente, se si riesce con i programmi, si tolgono tutti i documenti cosiddetti di spam e quindi che hanno contenuti non veritieri scientificamente, e quindi il vagabondo, questo insieme di vagabondi, praticamente non finisce mai di lavorare, anche perché noi sappiamo che le pagine web vengono aggiornate e quindi il vagabondo deve andare a recuperare la versione aggiornata, inserirla, sostituirla rispetto a quella che aveva precedentemente fornito al motore di ricerca, propriamente detto, e quindi è un lavoro che costantemente viene fatto, diciamo, nel background, a nostra insaputa, ma a nostro beneficio, in maniera tale da poter trovare poi la collezione di documenti pronta per essere poi indicizzata e preparata dal motore di ricerca. E se noi inseriamo ad esempio la domanda in Google Accademia Galileiana, in meno di un secondo, molto meno di un secondo, otteniamo migliaia di documenti di interesse e da consultare. Ora ci manca un ultimo aspetto del titolo della mia relazione. Come mai nella mia relazione c'è la parola arte? Le altre parole le ho già affrontate, approfondite tutte, la parola arte non l'ho approfondita. Allora, la parola arte viene introdotta in informatica da un grandissimo studioso, Donald Knuth, ancora vivente per nostra fortuna, che giovanissimo comincia a scrivere un'enciclopedia di informatica alla fine degli anni 60, quando stava esplodendo l'informatica. Non a caso il primo corso di informatica, si chiamava la scienza dell'informazione, viene fondato a Pisa proprio nella seconda metà degli anni 60. Abbiamo visto che l'AICA, la nostra associazione italiana, viene fondata nel 61, quindi sono anni molto importanti, ma non ci sono libri, non ci sono volumi comprensivi della disciplina, perché la disciplina sta nascendo. La disciplina si beneficia di studi precedenti, ovviamente, della matematica, in particolare della fisica, per gli aspetti anche fisici, la costruzione degli elaboratori, ovviamente della teoria della computabilità definita da Turing già negli anni 30, ma non abbiamo in quegli anni libri di testo. Allora Knuth scrive, comincia a scrivere, e non l'ha ancora finita, la sua enciclopedia, ormai costruita di diversi volumi. Il primo volume viene pubblicato nel 68 e questa enciclopedia Knuth la chiama The Art of Computer Programming, l'arte. E molto, è sempre stata una persona molto asciutta nello scrivere, essenziale, nella prefazione di questo primo volume, che ora adesso è stato poi ripreso e riaggiornato in varie edizioni, ma già nel 68 cosa ci scrive Knuth? Knuth scrive, ho ripreso in inglese ma adesso lo leggo in italiano, quello che scrive Knuth. Il processo di preparazione dei programmi per un computer digitale, allora si sottolineava che il computer è digitale perché potevano anche essere analogici, ormai praticamente non ne usiamo più, almeno a livello generale, diffuso di computer analogici, e quindi allora però serviva ancora a specificarlo.
computer digitale è particolarmente interessante, non solo perché può essere gratificante dal punto di vista economico e scientifico, ma anche perché può essere un'esperienza estetica, come comporre poesie o musica. Infatti, aggiungo io, bisogna inventare questi strumenti, immaginarli come si immagina una statua all'interno di un blocco di marmo. Bisogna prima di tutto inventarli, immaginarli e pensare che cosa pensiamo di desiderare che loro facciano al nostro posto. E quindi anche inventare il mondo, la situazione, che poi ci permette oggi di trovare anche così facilmente delle informazioni che possono essere utili. E con questa osservazione concludo questa presentazione della mia memoria. E ho scritto qui che chi mi desiderasse inviare qualche commento, che sarebbe estremamente gradito, o mi volesse fare qualche domanda, è invitato a scrivermi al mio indirizzo di posta elettronica, che ho trascritto qui, maristella.agosti@unipd.it. E ringrazio per aver seguito questa mia presentazione fino adesso, fino alla fine, quindi.